polenta per noi veneti non può mai mancare. Oggi però vi darò un'idea davvero golosa, anche con la polenta già fatta. Sono dei sandwich farciti con prosciutto cotto affumicato e delle damer, due ingredienti che a me piacciono tantissimo. Voi però potete spaziare con quello che più volete. La seconda ricetta invece è una torta al miele. Ingrediente fondamentale è lo yogurt, perché appunto non ha nessun grasso all'interno. Io naturalmente ho scelto lo yogurt intero. Ciao Jenny. Ciao Jenny, cara. Ciao. Allora, oggi mi occorrono due etti di prosciutto cotto. Sì, prosciutto cotto, l'affumicato. Va benissimo l'affumicato. E poi due etti sempre di edamer. Ecco Ilenia, è un po' di più tipo. Lascia pure, tanto andrà mangiato sicuramente. Perfetto. Vai tranquilla. Grazie mille. Grazie mille. Ciao Jenny. Ciao. Ci manca solo il miele. Prendiamo il millefiori, che ha un gusto molto più neutro, e noi abbiamo terminato. Ci vediamo tra poco. Abbiamo grandi novità, cari amici Golden Chef, intanto benvenuti. Intanto buongiorno, esatto. Tutto bene? Io spero di sì, anzi sono sicura che sarà così. Non so se i nostri Golden Chef abbiano una memoria storica per quanto riguarda un grande film che veniva da una pièce teatrale negli anni 60, che era Papà Gambalunga, interpretato da uno straordinario Fred Astaire. Allora abbiamo pensato, visto che i titolisti della trasmissione siamo Enrico Bianchi e io, che l'ospite di oggi, visto che ha un cognome così musicale, potesse diventare una sorta di magico. Costalunga, in questo caso, Pino Costalunga è un attore che sarà nostro ospite in cucina. Aiutante anche in cucina oggi. Non solo, ma ci aiuterà a tornare bambini, perché ci parlerà di filastrocche, di Svezia, di Finlandia, di viaggi nel mondo, visto che lui è un attore vicentino e da molto tempo esporta il meglio del teatro in giro per il mondo. Sai che il mio viaggio, per il momento ancora un sogno, è proprio appunto in Svezia e Finlandia. Sentirei delle storie bellissime. Svezia e Finlandia, aspettateci. Eccolo qui il magico Costalunga, Pino Costalunga, attore, benvenuto nel nostro salotto Pino. Bentrovati. Grazie per essere con noi. Tra poco ovviamente verrà insieme a Ilenia a cucinare. Mi pare di capire che tu non solo sei un bon viveur, ti piace mangiare, ma ti piace anche cucinare. Mi piace anche cucinare, quindi sono veramente contento, ecco, di dare una mano ad Ilenia. Una lunga carriera teatrale, un uomo che nasce a Vicenza. Sì, vivo a Vicenza tuttora. Esatto, e sì. Però un attore giustamente itinerante, perché tu hai girato veramente un po' dappertutto nel mondo. Sei stato a Malta, Canada, Egitto, Spagna, Polonia, Germania, Tunisia, Svezia, Romania, Grecia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Austria, Turchia, Libano, Siria, Messico, finché un giorno approdi appunto in Svezia e scoppia un amore. Sì. E continuo a ritornarci. Tanti anni sono, quant'è? Sono più di vent'anni. Sono più di vent'anni. Continuo a ritornare, puntualmente anche a lavorare, poi anche perché ho tanti amici ormai, e quindi semplicemente anche per trovare i miei amici. E lì praticamente hai anche, cioè perché tu hai cominciato a recitare in inglese, ma volendo rimanere lì. Sì, ho cominciato a fare dei laboratori di commedia dell'arte in inglese, poi è stato lo svedese che ho imparato andando lì. E praticamente tu fai i laboratori, ma continui a essere
essere autore. Sì, io non ho continuo lì, faccio regie adesso, ecco, di teatro. Ho cominciato facendo regie di commedia dell'arte, ma adesso faccio regie anche su testi svedesi, per bambini soprattutto. Tu sei presidente anche di un'associazione, vogliamo parlarne velocemente? Io sono presidente di Glossa Teatro di Vicenza, ma sono direttore artistico da un po' di anni, di Fondazione Aida di Verona, ecco, la con cui collaboro, sì, e che comunque è una fondazione che si interessa di progetti di teatro. Benissimo, io invece vi dico non scappate, perché Pino Costalunga ha una storia talmente ricca che non vorrete perdervi una parola. Lui è l'uomo delle parole e anche della cucina. A tra poco. A tra poco. Eccoci a presentarvi in cucina un attore. Noi amiamo molto, no, Ilenia? Un artista. Quando abbiamo la possibilità vi ospitiamo, perché siete una categoria meravigliosa. Grazie. Pino Costalunga. Buongiorno. Buongiorno a te. Mi fa piacere di essere qui. Che carino. Dicevamo di Vicenza, giusto? Di Vicenza, anche se io sono direttore artistico da qualche anno di Fondazione Aida, che invece di Verona. Che beh, insomma, voglio dire, per uno abituato a fare tanti chilometri come te, io penso che Vicenza-Verona. Sì, poi per un attore che gira, sì, chilometri, la mia macchina, tanti di quei chilometri. Posso immaginare. Sì. Allora, noi invece, prima di cominciare questo giro del mondo meraviglioso legato alle fiabe, legato alle filastrocche, al teatro dei bambini e quant'altro, con Pino Costalunga, ti farei accomodare, segui pure Ilenia per cortesia, grazie. Perfetto. Perché a voi, Golden Chef, vado immediatamente a passare quelli che sono gli ingredienti della prima ricetta che Pino preparerà da par suo oggi. Ovvero i sandwich di polenta. Provate a immaginare, già questo dovrebbe farvi venire un po' di godereccio. Prendete 300 g di farina di mais, acqua, sale grosso, 200 g di fette di edamer, 200 g di fette di prosciutto cotto affumicato. Sandwich di polenta? Sì, si può, e li facciamo. Assolutamente che si può. Avete presente quando facciamo sempre un po' di polenta in più, soprattutto magari quella morbida? Esatto. Questo magari è il procedimento anche poi per fare la grigliata con le classiche grigliate estive. O invernali, o autunnali, o primaverili, perché la polenta grigliata polenta funziona sempre, funziona non sempre c'è problema. Poi esatto, noi veneti la mettiamo ovunque, sì. Classico, fatta appunto cuocere con acqua bollente salata, cascata a pioggia. Io naturalmente avevo necessità di averla già raffreddata e indurita, altrimenti non avevamo i tempi poi tecnici. Io tra l'altro appunto dopo averla cucinata l'ho abbattuta con il nostro abbattitore, con il nostro fresco, che ci permette appunto di avere anche una sicurezza nel caso in cui dovessimo mantenerla per più giorni magari in frigorifero. Okay. La cosa importante è di stenderla in uno spessore abbastanza sottile, perché adesso andremo a tagliarla a quadrati, la andiamo a grigliare da calda, quindi padella bella calda, possiamo utilizzare anche una griglia, quello che vogliamo, e poi andiamo a farcire. Possiamo fare anche un procedimento diverso, farcirla già appunto in partenza a freddo e poi eventualmente tostarla in forno. Quindi è solo facoltativo, insomma. Facoltativo, uno i può procedimenti scegliere uno dei sono due uguali. Metodi. Logicamente se noi le andiamo a grigliare, chiamiamo o tostare in padella, abbiamo già il prodotto caldo e poi appunto il formaggio, che è quello che è importante, va a sciogliere. Questa si può fare anche a strati, certo, come una lasagna. Quindi polenta, uno stratino abbastanza sottile, formaggio, stratino, mamma mia, sarà una torta di polenta. Esatto, oppure questa può essere anche una base per una pizza. Non ti fa venire un po' di produzione di acquolina, Pino? Perché io poi ho un ricordo infantile della polenta. La polenta. Ma chi non ce l'ha? Noi del da buoni veneti, la polenta e latte ha accompagnato spesso le mie sere da bambino. C'era mia nonna. I taglioli. Invece mia nonna li chiamava i sugoi del latte. O sugoi è un'altra parola. I sugoi del latte. Però i sugoi, non quelli del vino. Esatto, quello che col vino. I sugoi del latte, esatto. Col vino novello, col mosto, lasciamo perdere, dai, ok. La cosa curiosa è che questo sapore della polenta, perché poi a casa mia si faceva in due modi diversi. Tipo? Si faceva sia la polenta molla, diciamo, e si mette morbida e si metteva il latte con lo zucchero, certo. Ma anche si faceva la polenta nel
cagliero, cioè nel calderone di rame, che stava sul fuoco, e quindi si creava quella crosta che era fantastica. E poi le croste della polenta, che sono, non sono altro, adesso ma, che ma adesso tra l'altro sono i tacos che è un cibo d'élite, perché comunque li trovi anche in vendita. Esatto. Una volta c'era la lotta tra nipoti a casa di mia nonna per andare a raschiare, a raspare il cagliero. Esatto. Ascolta, io ti chiedo gentilmente se mi puoi andare magari a tagliare a metà e poi fare un altro strato. Perfetto. E poi tagliare a quadrati come tento di farlo senza tagliarmi le assolutamente mani. Attenzione, allora, dimmi, ecco, tu dimmi se hai bisogno. Guarda, io no, ti do perché una mano molto volentieri. Guarda, io adesso vado semplicemente intanto a iniziare a cucinare, a tostare. Perfetto, questa, ok? Quindi perfetto, carta libera, e raccontatemi di questi viaggi. Allora, parliamo di una serie di, attenzione alle dita, allora, prima, perché penso che le dita comunque ti servano. Adesso questo qua forse ho tagliato in maniera un okay. po' no dai, insomma, dai, è un po' obliquo. Me lo tagli ancora comunque a metà, così, perché perfetto, altrimenti sono perfetto un po' grandi. Allora, Pino, che ha cominciato a recitare molto giovane, molto presto, sì, in teatro. Ho cominciato verso i 20 anni in teatro, sì. Una volta fatta la maturità, ho cominciato per gioco, e poi invece ho detto che era amore. Esatto, ho detto questo non può restare solo un gioco, oppure forse ho pensato io voglio giocare tutta la vita in questo modo. Ho paura che guardandoti in faccia sia proprio la sì, seconda infatti, che hai detto. Io sto ancora giocando perché mi diverto molto, certo. E ho sempre detto quando non mi divertirò più, voglio, allora basta, smetterò. Ancora non, non è ancora accaduto, anche se ho passato i 60, quindi l'età diciamo a noi interessa molto, ecco, relativamente, allora, e continuo a divertirmi, certo. Infatti prima parlando di polenta, la cosa incredibile è che a un certo punto della io volevo aggiungere che poi ho fatto tantissime esperienze diverse, ho collaborato con molti compagnie teatrali, con registi, eccetera. Ultimamente, da un po' di anni, sono direttore artistico di Fondazione AIDA, che è una compagnia di Verona. Ero prima e lo sono ancora direttore artistico di Glossa Teatro, che è di Vicenza, e con da una ventina d'anni di più da questa parte mi divido anche con regie, soprattutto anche ho recitato in Svezia. E quando parlavo di polenta prima, la cosa incredibile è che io mi sono innamorato della Svezia a un certo punto, perché ci sono arrivato per caso, magari poi racconto come, ma questo amore è stato ricambiato, per esempio, non molti anni fa mi hanno fatto assaggiare una cosa che si mangiava un tempo fa in Svezia, quando la Svezia era ancora soprattutto c'era l'agricoltura, certo. Era meno industriale. Esatto, una pappetta di avena la mattina con il latte, che è come tipo il porridge, che è appunto il gröt, che è una specie di porridge. Ecco, come avete sentito, Pino parla lo svedese. Ed è sì, perché l'amore è stato quello, sì, anche, no? Sì, perché io ho sempre pensato che se tu vuoi conoscere un popolo, ami un popolo, anche se la Svezia è un paese dove tu puoi cavartela benissimo con l'inglese, infatti i primi anni io usavo l'inglese, certo. Ho detto se io devo venire qui a far teatro, a lavorarci, come faccio a comunicare? E soprattutto io voglio leggere i loro giornali, voglio sentire la loro televisione, fantastico, e voglio scoprire come sono attraverso la lingua, perché la lingua è un modo importante per conoscere un popolo. Ecco, quindi allora, scusate, Ilenia, tu quanto rimane a diciamo allora, scottarsi questa? Allora, anche lì dipende naturalmente dal gusti. Fetta. A me piace che sia ben croccantina sotto, anche perché noi adesso, concordiamo, essendo comunque fredda, dobbiamo arrivare anche al cuore e quindi riuscire a scaldarla, certo, perfettamente. Certo. Io l'ho semplicemente unta leggermente di olio, però se abbiamo una griglia antiaderente possiamo tranquillamente farlo. L'unica accortezza è quando andiamo a tostare la polenta così, è che non dobbiamo continuare a girarla, deve crearsi proprio questa crosticina che va a disidratarsi letteralmente grazie al calore, perché altrimenti si attacca sulla base della padella. Certamente. E certamente. Quindi noi dobbiamo proprio evitiamo quindi di girarla continuamente, cosa che io avrei fatto e ovviamente avrei rovinato la fritta della polenta. No. Buona anche la polenta fritta, comunque non volevo dire, no? Perché anche questa, se noi vogliamo, possiamo infarinarla già farcita e poi naturalmente uovo e pan grattato. Certo. È al suo perché, insomma, tutto fritto al suo perché. Certo.
Fino, allora, tornando invece in Svezia, allora nasce questo grande amore tra te e questa grandiosa nazione, per una nazione straordinaria. Sì, è capitato che io più di 20 anni fa feci uno spettacolo di commedia dell'arte in Piazza San Marco in occasione di uno dei tanti carnevali di Piazza San Marco. Era una versione in commedia dell'arte di Giulietta e Romeo di Shakespeare. Che ha avuto molta fortuna, ha girato tutto il mondo, ma soprattutto siamo stati chiamati a Stoccolma. Lì a Stoccolma ho cominciato a tenere dei corsi di commedia dell'arte in una scuola. Certo, e lì in inglese inizialmente. Li tenevo in inglese. Certo. Ho cominciato a tornarci, poi è nata una relazione con una persona che era responsabile di una compagnia teatrale per ragazzi. Ho cominciato a fare teatro, a fare delle regie, anche a recitare. E ho cominciato la prima volta che ho recitato in svedese, non sapevo ancora lo svedese, ma dicevo pochissime parole, però ho deciso che io cominciavo a innamorarmi di questo luogo, soprattutto del modo di vivere di queste persone, della loro concretezza mi piaceva molto. Sì, no? Un popolo molto interessante, essere sincera, e anche concreto. A me ha colpito, no, Ile? Io ho un'amica che è nata in Svezia e mi racconta, lei soffre tantissimo la nostalgia di questo stato, nazione. Sì, io ho conosciuto anche delle persone che adesso hanno anche 80 anni, qui tanti italiani che sono immigrati negli anni 50, certo. Che però poi hanno fatto su un po' di soldi, sì. Hanno raccolto un po' di soldi, sono tornati in Italia, hanno investito. Però sentono la nostalgia. Ricordo una persona che mi ha detto, che ha quasi 80 anni, mi ha detto, mi mancano i cieli svedesi. Ed è vero. Perché sono tanto azzurri? Sono azzurri, ma soprattutto sono vasti. Per cui qua è un inquinamento, diciamo, di case costruite lì, qua e là. Allora c'è il bosco, il cielo, il lago. Per cui il paesaggio è completamente diverso. Noi abbiamo delle cose belle, loro hanno delle altre cose belle, ma quello che ti colpisce della Svezia è proprio la luce e il cielo. Diciamo, sì. Ma che meraviglia! Allora, un uomo come te, Pino, che comunque, come dicevamo, ha girato il mondo, sei stato in Messico, hai lavorato veramente un po' dappertutto. Sì. Ma da un po' di anni ti muovi tra la Svezia e anche sì. La Finlandia. Poi, ma tra sono l'altro. Appena tornato da qualche giorno di ferie in Finlandia, sì. Perché poi quando vai al nord, almeno a me succede che mi incuriosisco un po' di tante cose, per cui anche ho avuto questa opportunità di essere ospite da amici in Finlandia, per cui ne ho approfittato e sono andato una settimana invece, a Tampere. Attenzione, perché a tutte le mamme e i papà che sono all'ascolto e i bambini, questo signore Pino Costalunga ha fatto una cosa fantastica. Tutti innamorati noi, no, di Pippi Calzelunghe. Chi non conosce Pippi Calzelunghe? Tu hai fatto una riduzione, un adattamento teatrale della famosa favola. Sì, del famoso testo di Astrid Lindgren, appunto. Questa è stato nel 2007, quando ci sono stati 100 anni della nascita di Astrid Lindgren, della scrittrice. Sì. Non è stato facile ottenere i diritti, perché ho dovuto rapportarmi con la famiglia. Certo. Voleva capire se il progetto era serio. Certo. Ho dovuto riscrivere due volte il testo, perché mi hanno dato dei paletti, cioè dovevo assolutamente rispettare i dialoghi del testo, e poi ho capito che avevano ragione. Cosa dici? Ne parliamo tra poco, certo. Perché mi piace molto. Certo. Adesso invece vorrei spostarmi nel salotto buono di Due Chiacchiere in Cucina, perché abbiamo ovviamente la dieta dei mestieri che ci aspetta. Io intanto ho messo sia il formaggio che il prosciutto, adesso poi andiamo ad accoppiare. Che perfetto. Meraviglia. Guarda, fa già voglia. Guarda. Non vedevo l'ora di tornare a parlare con Eleonora Buratti, autrice insieme a Carlo Giolo di questa dieta dei mestieri, tutti pazzi per la dieta dei mestieri, perché qua secondo me andiamo a toccare un tasto, Eleonora, molto molto importante. Noi abbiamo gli amici della Coldiretti che, tu sai, ci danno questi prodotti certo. Meravigliosi della terra, perché oggi parliamo della dieta del frutticoltore. Sì, parliamo della dieta del frutticoltore. Come deve mangiare? Come deve mangiare? Intanto, come sempre, un aumento di uso di frutta e verdura, ma chiaramente il frutticoltore probabilmente già lo sa, quindi è una raccomandazione che possiamo anche certo. Non fare. Ma tra i rischi del mestiere ci sono tutti i rischi che sono legati alle esalazioni dell'arsenico.
perché l'arsenico è contenuto nei pesticidi, nei insetticidi, in alcuni erbicidi. Per cui che cosa succede? Che il frutticoltore, essendo esposto a questo veleno, noi sappiamo che è un veleno, certamente, lo sappiamo fin dai tempi di Madame Bovary, quando leggevamo, esatto, di Emma Mor. Ecco, pensate che anche lo stesso Van Gogh, si dice che la sua pittura sia fortemente condizionata dal suo respirare arsenico, che allora era contenuto nel verde brillante, nel colore verde brillante. Per cui si parla appunto di questa correlazione tra il suo modo di vedere, diciamo, il mondo in maniera anomala era un po' drogato dai fumi dell'arsenico, era drogato dai fumi dell'arsenico. Van Gogh, pensa te. Van Gogh. Quindi l'arsenico sviluppa una serie, certo, di problemi, fino al tumore al polmone, ma passando attraverso problemi anche neurologici. Patologie molto serie. Certo. Che cosa può fare il frutticoltore con l'alimentazione? Allora, innanzitutto si è scoperto che lo zolfo si lega all'arsenico e lo porta fuori dall'organismo, esatto, e porta fuori anche altre sostanze nocive, quindi chiaramente caricare la propria alimentazione con alimenti ricchi di zolfo, in primis l'alga kombu, che è un'alga molto conosciuta nella dieta macrobiotica, certo, che si usa per in cottura dei legumi, ma anche i legumi contengono zolfo, così come l'aglio, le cipolle e l'alga clorella, che è un'alga che si può usare, diciamo, si anche trova in commercio in polvere, sì, e la si può aggiungere ai vari succhi di frutta frullati, quindi anche facile diciamo da assumere praticamente. Sì, sì, è molto, ecco, facile, molto, insomma, facile. Praticamente il frutticoltore può continuare tranquillamente a, diciamo, camminare tra i filari. Se si nutre in un certo modo, sicuramente i rischi sono molto molto inferiori, certo, giusto? Certo, mi piace tantissimo questa cosa. Eleonora, ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Ti aspetto ovviamente molto presto, invece ritorniamo subito in cucina. Io sento, con la forza del pensiero, caro il mio Pino Costalunga, che Ilenia Bazzacco vuole due pomodorini. Due! Come abbiamo i mercati di campagna e America. E io ho sentito il pensiero passare. Vero? E sta corretto, è proprio? Sì, no, a parte gli scherzi. Allora, andatevi a vedere online i mercati di campagna America, perché ci sono i nostri amici Coldiretti. Grazie. Coldiretti, che hanno questi 15 mercati sparsi sul territorio, dove potete trovare tutti questi prodotti fantastici. Io, grazie, adesso vi faranno vedere per esempio il cesto che ci hanno mandato. Solo a vederlo così vi viene voglia di mangiare sano, ragazzi, perché io capisco che la vita è fatta anche di questi dolcetti, le robette strane, eccetera, però volete mettere, guardate, il frutto della nostra terra e soprattutto dell'esperienza dei nostri amici coltivatori. E con Pino Costalunga, grazie, in ultima azione della ricetta, ecco qua, bravi, certo, a spicchietti lunghi li a fai tu? Lunghi, ok. Chiesto, sì. Benissimo, andiamo a concludere la storia di Pippi Calzelunghe, quello che è l'adattamento che la famiglia della scrittrice, sì, ti ha approvato. Il testo, sono venuti a vedere le prove generali, sono stati felici del testo. L'anno dopo, nel 2008, ha vinto un premio che si chiama Il Biglietto d'Oro, che per lo spettacolo teatrale per bambini più visto in Italia. Wow. Quindi ha avuto una gran... E ancora sta girando. Molto bello. La Chenò ha avuto un aiuto nella regia di Marinella Rolfar, che è una collega svedese, e Shosha Gufors, che è un'altra svedese, che ha fatto i pupazzi. Aspetta, bellissimi. Aspetta, che provo io. Shosha Gufors. Sì, che è anche una che si prende, che è responsabile del famoso Hotel di Ghiaccio. Hanno girato uno James Bond in quell'hotel di ghiaccio, ecco, bellissimo, sapevo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Adesso io non voglio fare quella che se ne intende, però Ilenia, datti una mossa, perché io sto aspettando gli amici di Ice Veneto. Abbi pazienza. Allora, io mi do una mossa, però questi me li porto via. No, finché voi vi date una mossa, io me li mangio. Ecco, Pino ha ragione, Pino Costalunghe ha ragione, no. Voi adesso, gentilmente, mi lasciate campo libero, perché avrò il piacere di ospitare il sommelier per l'abbinamento. Perfetto. Capisci? Perfetto, però il vino si assaggia poi. Sì. Ah, perfetto. Se fate i bravi. Non sono soddisfatta della presentazione, non sa cosa fare per non andarsene. Guarda che non sa cosa fare per non andarsene. Ecco, adesso me ne vado. Andiamo? Andiamo. Di qua. Evviva! Anche stavolta tutto per me, sommelier.
Buongiorno Cristina. Ciao Francesca. Buongiorno. Tesoro. Ciao. Allora, che, come me la godo con te, tu non sai. Anche io mi diverto un sacco con te. Che carina. Allora, anche con Ilenia, ma è Ilenia bellissimo. No, devi dire no con Ilenia no. No, non lo dirà mai perché è troppo buona, Ilenia, no, ti vuole no, bene. No. Allora, oggi rimaniamo in Veneto, sì. Perché sai, la nostra regione ci offre tanti tesori, perché non approfittarne? Esatto. Allora, Conegliano Valdobbiadene Superiore di OCG, quindi siamo nella nostra bellissima provincia di Treviso, a Valdobbiadene proprio, dove l'azienda Colvetto razza sede e ci regala questo millesimato, sì. Eccolo qua, della vendemmia 2016, quindi porta il millesimo l'anno, e in una versione dry, quindi in una versione piuttosto dolce, che si va ad abbinare bene con il nostro piatto, che sono i nostri sandwich. Certamente. Un prosecco comunque di struttura superiore, perché indica l'importanza. In questo caso non si va ad indicare, diciamo, un grado superiore come in altre denominazioni, ma si va proprio a rimarcare la qualità con certo. Il superiore. E qui qualità che si vede tutta e si sente soprattutto, sì, poi, esatto, perché terreni molto ricchi che danno grande mineralità, soprattutto in quella che è la zona cardine nel fulcro della denominazione. Ha un profumo buonissimo. Sì, cioè, ricorda molto la frutta, la vero, pera, sì. Proprio la pera anche, sì, un po' dolcina. Sì, esatto. Sì. E qua è un bel mix che ha creato l'azienda, direi. Molto, molto buono. Andiamo ad assaggiarlo, cosa dici? Proviamo. Sì, che bel sorso, proprio sì, avvolgente. No. Immagino già mangiando sì, sì. Il nostro sandwich. Ma poi si sente che bella bollicina. Sì. È comunque una bollicina molto fine che, che accarezza il palato. Purtroppo questo non si può far sentire a casa, ma sicuramente potrete degustarlo per conto vostro e poi confrontarvi magari con la nostra guida, esatto. Che è sul sito www.iceveneto.it. La guida è Venezia e andrete anche a trovare vari abbinamenti molto interessanti con cui potrete giocare. E anche delle ricettine, assolutamente. No? Che consigliate, sì, sì, che sì, è una sì, cosa sì. Molto carina da fare. Cosa noi invece facciamo oggi sì, facciamo un altro brindisi, okay. Il brindisi, andiamo ad abbinarlo ai nostri sandwich, certo. Direi. Cin. Ok, cin a voi, eh. Amici Golden Chef, è tornato a trovarci, ormai un vecchio amico. Abbiamo il vicepresidente di Mondo Bimbi Veneto Onlus, che già era stato con noi, Davide Bertapelle, vicepresidente di questa Onlus, abbastanza giovane, ma neanche tanto, perché ha quasi 5 anni, che ha fondato insieme alla moglie il presidente, in questo caso è stato bravo però a dare a lei il ruolo di presidente. Parliamo di Nicole Zengiaro. La prima volta che sei venuto a trovarci abbiamo un po' spiegato Mondo Bimbi Veneto, ma adesso io vorrei che tu spiegassi ai nostri Golden Chef quali sono i vostri progetti. Benissimo. Allora, Mondo Bimbi Veneto Onlus è impegnato in Madagascar, nel territorio di Tulear, regione a sud-ovest del Madagascar, principalmente con un progetto di scolarizzazione che noi chiamiamo AFACA, che in malgascio significa libero. Ah. Quindi il progetto AFACA è il cuore di Mondo Bimbi e consta in nel donare istruzione ed educazione ai 220 bambini che abbiamo ospiti all'interno del villaggio. Che state seguendo, certo, con personale, mi avevate raccontato tu e Nicole del luogo, del luogo. Gli insegnanti comunque sono persone del luogo, no? Sì, Cristina, noi crediamo che i bambini devono crescere nelle tradizioni e nella cultura locale. Assolutamente. Di conseguenza sì. Giusto. È corretto dare loro la possibilità di crescere attraverso un percorso dato da chi è locale e chi può fornir loro questo genere di certo. Attività. Siamo inoltre presenti per fornir loro assistenza alimentare, quindi abbiamo un progetto che si cala per dare loro la possibilità di avere assistenza alimentare, ma non solo a loro. Attraverso il progetto Partage noi forniamo assistenza alimentare anche ai genitori e alle famiglie dei bambini. Ah, è importante, certo. Beh, sì. Questa è una cosa veramente molto bella. E una cosa, diciamo che Mondo Bimbi Veneto Onlus nel giro di pochissimo tempo si è ingrandita, perché siete partiti tu e Nicole, ma ora siete 24-25 persone che collaborano, corretto. No?
E fate una volta all'anno la spola? Noi scendiamo, sì, una volta all'anno, rimaniamo circa un mese, sì. E quel mese ci serve che per... Che sono le vostre vacanze. Sono le nostre vacanze. Capite come funziona? Sono fantastici, veramente. E quindi arrivate là e portate tutto quello che la gente di buon cuore vi ha dato la possibilità di acquistare, no? Sì, oltre alle donazioni, perché la gente di buon cuore, credimi, ci sta donando un sacco di materiale che dovremmo comprare, ma che in realtà riusciamo a portare nelle valigie con cui scendiamo. Bellissimo, molto bello. Perché effettivamente adesso sarà anche utile sapere come poter dare una mano a questa Onlus, che è veramente trasparentissima. Io la volta scorsa vi ho lasciato, ricordandovi, lo voglio fare adesso, il sito mondobimbi.org e email per eventualmente contattare te, Davide, o la presidente Nicole, e veneto@mondobimbi.org. Come faccio io a sostenervi? Come faccio ad adottare a distanza? Allora, attraverso il sito internet è possibile mettersi in contatto tramite noi, tramite una pagina dedicata, sì, dove si può richiedere l'adozione. Sì. Verrete contattati direttamente dal personale di Mondo Bimbi che vi seguirà in questo percorso di adozione a distanza. Ah, che bello. E l'adozione a distanza è il nostro progetto principale, è il cardine su cui si appoggia tutta l'associazione. Certamente. Oltre a quello abbiamo anche il 5 per 1000, che è un grande aiuto per assolutamente. Noi. Ma i progetti veri e propri sono proprio da scoprire all'interno del nostro sito internet. Ecco, quindi ripetiamolo, mondobimbi.org. E un'ultima cosa, avete questa bimba di 9 anni che si chiama? Asia. Dovete sapere che Asia, e qua andiamo a chiudere, Davide, mi spiace, è la primissima, la più giovane piccola ambasciatrice che è stata poi tra l'altro nominata, sì, piccola ambasciatrice da? Dall'ambasciatrice italiana del Madagascar. Ecco, è la più giovane in assoluto. Mondobimbi.org per quanto riguarda il sito, e soprattutto ricordatevi che c'è questa Onlus Veneta che sta facendo delle cose fantastiche. Contiamo su di voi, grazie. Grazie Cristina. Eccoci qua, siamo tornati con Pino Costalunga, attore vicentino di lungo corso che nei suoi viaggi nel mondo praticamente ha approdato, facciamo un breve riassunto, in Svezia dove sta lavorando ormai da molti anni, imparando tra l'altro la lingua in maniera impeccabile. Impeccabile. E una delle cose carine, lui sta lavorando molto con i bambini, no? Sì. E visto che prima, Ilenia, parlavamo della ricetta, sì, della di sandwich di polenta, ha detto che con i bambini... bambini stranieri, ecco, in genere, quando racconto soprattutto delle cose, delle filastrocche che giocano con la sonorità della esatto. lingua, per esempio questa filastrocca che adesso vi faccio... Che ricorda un po' il discorso della polenta, insomma roba rustica. Sì, le nosele, comunque, ecco, le nocciole. Sentite questa. Le nocciole, i bambini stranieri... Non capiscono le parole, ma sono quelli che ridono di più, perché qual è il problema? Che i veneti molto spesso pretendono di capire, no, perché è veneto, sì, ma è magari un veneto più antico, esatto, per cui è difficile da capire. Petong e Peté gli andavano se, Petong in altro va un sacco, Peté in altro va 4. Allora Petong dice a Peté, demo casa Peté, ago trova un sacco de nosè, e risponde Peté, mi no che non vengo a casa, ago trova solo 4 nosè, e ora Petong va dal bastone e dice, bastone va dargli a Peté che non vengo a casa che trova 4 nosè, e il bastone dice, mi no che non vengo a Peté, ah, e ora va dal fuoco e dice, fuoco, va a bruciare il bastone che non vengo a Peté che non vengo a casa che trova 4 nosè, e il fuoco vi dice, a mi no che non vengo brusare il bastone, ah, e ora va dall'acqua che dice, acqua, va a smossare il fuoco che non vuoi brusare il bastone che non vuoi dare a Peté che non vuoi venire a casa che tra 4 non sei, e l'acqua dice che non vuoi smossare il fuoco, ah, e ora va dal boh che dice, boh, va a bere l'acqua che non vuoi smossare il fuoco che non vuoi brusare il bastone che non vuoi dare a Peté che non vuoi venire a casa che tra 4 non sei, e il boh dice, no, che non vuoi bere l'acqua, ah, e ora va dal beccaro, dice, beccaro, va a copare il boh che non vuoi bere l'acqua che non vuoi smossare il fuoco che non vuoi brusare il bastone che non vuoi dare a Peté che non vuoi venire a casa che tra 4 non sei, e beccaro c'è per corteo e va per copare il boh, e il boh va per bere l'acqua va per smorzare il fuoco, e il fuoco va per brusare il bastone, e il bastone va dare a Peté che adesso viene in casa anche se che ha trovato 4 nosee.
Io le lacrime, cioè immaginatevi, anche i bambini stranieri, cioè non è che tanto... Che non capiscono! Sì, ma tu hai una mimica! Poi l'ho raccontata recentemente in una scuola svedese in Finlandia, e un bambino ha detto, quali sono le parole che avete capito? Un bambino ha detto, aveva capito acqua! Aveva capito acqua, credo che abbia sentito a casa bravo, la parola Pino Castalunga, acqua con cui andremo adesso a preparare la torta al miele. Vieni, gentilmente, certo. Segui la nostra chef, grazie, è troppo divertente. Allora, torta al miele, vi servono 150 g di farina 00, 150 g di farina integrale, 3 uova, 150 g di zucchero, 50 g di miele, 250 g di yogurt bianco, 75 ml di olio di semi, una bustina di lievito per i dolci, gocce di cioccolato e un pizzico di sale. Invece poi per la copertura organizzatevi con una bella quantità di muesli e miele. La torta al miele di Pino Castalunga. Oh, eccolo qua. Ma tu sai com'è nata questa ricetta? Non ne ho la più pallida. Allora, idea. Di solito fine produzione si fa un attimino di inventario di quello che si è in cucina e si cerca appunto di organizzare in questo modo. Io avevo un sacco di farina integrale, avevo le gocce di cioccolato, il miele, tutti quegli avanzi che abbiamo appunto prodotto durante la stagione, compreso il muesli. E allora io ho detto, ma perché non fare una torta leggera? Vedi che non c'è comunque in ogni caso... frigo, diciamo. Vuota frigo dispensa. Esatto. L'unica cosa che abbiamo comprato appunto è lo yogurt in questo caso e poi le uova. Insomma, voglio dire tutti gli ingredienti. Ci siamo arrangiati, però è una torta sana perché comunque abbiamo un sacco di ingredenti appunto insomma, buoni. Di quelli che fanno casa, no? Fino? Sì, assolutamente. È vero, no? Sì, poi ecco. Io ho usato le gocce di cioccolato, ma se in casa abbiamo dell'uvetta possiamo utilizzare quella. Al posto del miele magari, che ne so, il una classico, il mille fiori, che è quello un attimino, vogliamo utilizzare un miele un po' più saporito. Quindi certo. Arrangiamoci con quello che abbiamo in casa. Fantastico. Io chiederò a te invece... Dimmi pure. ...di andare a mettere qualche cucchiaio di miele... Ok, questo è un miele leggermente più solido, quindi sì. Cristallizzato, mm-hmm. ma non vuol dire che non sia buono, anzi, è proprio la sua caratteristica. A me l'occhio è attirato di più da questo tipo di miele. Anche a me, quello che devo dire, anche a me, e poi, più grezzo. Sì. Che più grezzo. Quanti devo metterlo? Provo a metterne due e poi eventualmente... Così. Sì, aspetta, okay. Guarda, ti ho già preparato la grazie, sì. Aiuti, bravo. Grazie. E io ti metto anche un goccino di però acqua. Che però il attore ha manualità, Ilenia. Diciamo che mi piace cucinare. Vedi? Mi piace cucinare, quindi purtroppo non c'è molto tempo per cucinare, quindi queste ricette che sono anche veloci sono anche interessanti. Sono interessanti. Da imparare. Tra l'altro noi abbiamo fatto prima, mi sono dimenticata di dire, i triangoli sandwich con la polenta. Ah, sì. E per le persone addirittura celiache va benissimo, purché il prosciutto in quel caso sia senza glutine. Senza glutine, certamente. Ecco. Aiuto. Qua. Allora, tu adesso invece nella... diciamo contenitore della planetaria, se riesco a farla star ferma se vuoi lo tengo io. No, vuoi? Sono io che sono un po' distratta. Allora vado a rompere le uova, sì. Che andrò a montare poi, sì. In planetaria con le fruste, uh-huh. Insieme allo zucchero e insieme appunto al miele. Perfetto. Se avete dello zucchero di canna potete utilizzare anche lo zucchero di canna, che darà quel sentore leggermente caramellato. Bello. Ho utilizzato naturalmente l'olio, sì. Quindi non c'è il burro, sarà okay. Molto soffice e possiamo avere anche meno sensibilità di colpa, se vogliamo intenderla così. Hai ragione, Io ho sofferto di molti sensi di colpa rispetto al cibo, purtroppo superati, nel senso. Guarda, fantastico, è una cosa che ci si ritrova con qualche chilo. E d'altronde in più devi fare anche delle scelte nella vita. Sì, ma ci sono scelte pericolose. Lo so, me ne rendo conto. Sì. Ecco qua. Ecco. E poi... Scusami, ecco, sì, no? Sì, e poi prego. Vado ad aggiungere semplicemente tutto il resto degli ingredienti, diciamo, in polvere. Esatto. Quindi può essere in questo caso la farina, che io ho già messo appunto, certo, separata. Che sono 150 grammi. Esatto, per 150 di 00 e 150 di integrale. Di integrale, se avete farina di farro si può utilizzare buona, in integrale, buona, possiamo buona utilizzare idea. Un grano saraceno. Certo. L'importante è che con queste dosi un minimo di farina raffinata la dovete utilizzare. Certamente. Ecco. Bene, io sono in okay. pausa. Bene. Allora, caro il mio Pino, parliamo di questi progetti futuri. Allora, dicevo che io sono molto interessato al cibo, sì. nel senso che mi piace mangiare, ma anche nel senso che mi piace farne. Ma
Ne approfitto per pubblicizzare una cosa che fa Fondazione AIDA, di cui sono direttore artistico, certo, che è appunto Sorsi d'autore, che sono una serie di incontri con autori, scrittori, giornalisti, personaggi dello spettacolo in luoghi veneti belli, sì, ville o luoghi veneti che hanno un loro valore artistico, culturale, e naturalmente dove viene sempre abbinato il vino, soprattutto il vino della zona, delle, certo, cantine della zona, certo, e naturalmente ci sono sempre degli assaggi, sono già, ecco. Quindi anche serata degustazione oltre, esatto, che... Esatto, ecco, ci sono sempre degustazioni. Ma la parte artistica in che cosa consiste? In la parte artistica consiste nell'incontro con personaggi dello spettacolo che parlano di se stessi o presentano dei libri, ah, ecco, che sui cui o presentano dei libri, e quindi c'è sempre qualcuno che l'intervista è il, quindi io, siccome non vado a memoria, se mi sono annotato prima, perché è già cominciato, nel senso che un incontro è stato, guarda, ti faccio da leggio, è stato il 22 giugno e 24 giugno con Beppe Vessicchio, certo, a Villa Portellina, e con chi non conosce il barbuto Vessicchio, sì, e con Mauro Corona, poi chi non lo conosce a Castel d'Azano a Verona, certo. Ma il 30 giugno ci sarà Milly Carlucci a Santa Maria di Sala, nella Villa Farsetti di Venezia. Il 2 luglio ci sarà Luca Telese che dialoga con Federico Rampini, bello, a Villa Badoer di Frattapolesine di Rovigo. Giornalisti. C'è un po' di tutto. Ecco. E questa fa parte di quelle che sono iniziative della Fondazione AIDA, di cui io sono direttore artistico. Poi, sempre all'interno di Fondazione AIDA, un progetto secondo me di cui ci tengo molto, è questo testo che ho da poco finito di scrivere, che si chiama Il Magico Zecchino d'Oro. Da qui il titolo della puntata, Il Magico Costalunga. Che debutterà, non è ancora fissato esattamente, sì, il giorno del debutto, ma sarà in ottobre, con un pre-debutto nel Trentino, sì, ma debutterà l'Antoniano di Bologna, perché sarà una coproduzione con l'Antoniano di Bologna e col Centro Santa Chiara di Trento, per festeggiare i 60 anni dello Zecchino. Sono già 60? Ho inventato una storia, sì, usando canzoni dello Zecchino. Quelle più famose? Quelle più famose, soprattutto canzoni molto famose, sia dei vecchi Zecchini, che dei nuovissimi, nuovi, e anche almeno famose, perché mi aiutavano nella scrittura della storia. Come si chiama? Jukebox Musical, dicevi, vero Enrico? Sì, questa versione l'ho imparato qui. Anch'io ho imparato, non lo sapevo, non so, sì, Enrico Bianchi. È comunque, sì, questo usare delle canzoni già scritte. Bellissimo, per questo lo vedremo una storia nuova. Vedremo a ottobre. A ottobre debutterà. Ricordiamoci. Allora, io ho versato la torta e faccio questa crosticina glassata, sì, quasi, perché c'è anche il miele, di muesli. Quindi, hai visto che bravo Pino a mescolare muesli e miele? Ho mescolato, è diventato abbastanza, sì, una favola, aspetto soddisfacente. No, sì, hai fatto un bellissimo lavoro Pino. Ecco qua, adesso in forno più o meno per una 40-50 minuti, dipende poi anche, sì, il forno stesso, a 180 gradi naturalmente. Perfetto. Apri. Aspetta. E giralo qua, aspetta, qui ci sta, aspetta, ecco qua, voilà. Allora, a questo punto una piccolissima pausa, ma Golden Chef, tra poco ritorniamo qui in cucina. Il Magico Costalunga, Pino Costalunga, ospite di questo straordinario attore, affabulatore, narratore di filastrocche, di fiabe, come posso dire, anche autore di testi. Sì, perché... ho scritto anche dei testi, certo, per bambini, ho tradotto dallo svedese testi per bambini. Fantastico. Quindi... Dimmi velocemente, tu hai avuto una soddisfazione da pochissimi giorni enorme. Sì, che ho saputo che un testo teatrale che ho scritto molti anni fa, che si chiama Le Guerre Orrende, sì, è diventato un film due anni fa per la regia di Luca Imesi e di Giulia Brazzale e la sceneggiatura di Livio Pacella, che è stato scelto come al Festival Internazionale di Shanghai. E quindi il testo era tuo? Ed è, sì, stato loro l'hanno trasformato un po', bellissimo, in modo da farne fare questo. Beh, per un film. È un'emozione. Caspita. È una scusa, soddisfazione. Scusa, nel frattempo tu... È un'altra grande emozione, mi sembra questa. Ma qui è un'opera d'arte, vorrei dire. Sì. Assolutamente. Adesso, scusatemi signori, ma io ormai...
diciamo, mi sento un po' la padrona di casa per quanto riguarda l'abbinamento dei vini. Non durerà a lungo comunque. Guarda, la invidia. Mi hai detto che volevi farmi contenta qualche puntata. Sì, per oggi, e basta, e poi basta. Va bene. Quindi noi andiamo e la lasciamo da sola. Va bene. Torta al miele, con quale vino sarai sicuramente sposata bene? Eccoci di nuovo, Cristina. Ciao Francesca. Ciao. Allora, restiamo con la nostra azienda, con Colvettoraz ci è piaciuta molto, quindi benissimo, ti faccio provare un'altra versione di questa meravigliosa azienda. Okay. Questo è il fiore all'occhiello, si può dire, perché è il Cartizze, ovvero la rappresentazione massima della qualità del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco. Certo. Siamo in questa piccola porzione di territorio, il Cartizze appunto, che è formato da 3 comuni, Saccol, San Pietro in Barbozza e Santo Stefano di Valdobbiadene. Sì. 107 ettari, piccolissimo territorio, poche aziende che lavorano per un prodotto davvero spettacolare, un po' il tesoro di questa denominazione. Vinificato in versione dry, come da tradizione, e quindi abbinabile benissimo ai dolci. Certo. O con i dolci, o se si vuol provare anche a casa, con delle ricette un po' speziate, dove ci siano anche delle spezie un po' piccanti, orientali. Ecco. Sì, si abbina molto bene. Lui... Il Cartizze sarebbe perfetto. La versione dry in genere, perfetto, del Cartizze in particolare. Benissimo. Sì, sì, sì. Mentre oggi rimaniamo sul classico, su una bella torta di miele, torta, quindi giochiamo con le dolcezze. Sì. Però questo territorio ci regala una mineralità bellissima ed intensa, che ci aiuta proprio a fare in maniera che questa dolcezza di piatto e vino non siano mai stucchevoli, non ci stanchino mai, e quindi ci accompagna il sorso e ci invita noi ad assaggiarlo, a casa a riassaggiarlo invece. Speravo me lo dicessi. Sì. Eh sì, perché sai che invidio io sempre Ilenia, a questo momento che l'invidio tanto. E allora goditi questo momento. Grazie. Cin. Hai ragione, io già... Siccome so come sarà la torta, sì, al miele, sì, questo è fantastico. Anche una bella lunghezza, oh, sì, una bella lunghezza gustativa, che è si vero, accompagna bene con il miele, sai, ti lascia questa bella scia. Bravissima. Dolce. Secondo Bravissima. Me è proprio un bel abbinamento. E quindi provatelo a casa e provate tutte le altre ricette della nostra guida Vinezia, che trovate online su www.iceveneto.it. Grazie Francesca, cin a voi! Cin. Mi dispiace per voi, ma io oggi me la sono veramente goduta, ragazzi. Lo so. Abbiamo che visto. Cosa devo dire? Abbiamo visto. Allora, lui siamo... in un angolo e tu che te la godessi. Vabbè, almeno una volta, sai, non è che capiti poi spesso. Esatto. Cosa ti paiono queste due ricette? Sono in... Non vedo l'ora di assaggiarle, sinceramente. Non so, questo viene sempre, accade sempre alla fine di ogni puntata, perché noi naturalmente non buttiamo mica via, siamo mica matti. Poi dalla roba così buona, pieno. Ecco, a proposito di roba buona, io ho qualcosa di bello invece per te, perché visto che ci hai svelato la tua passione per la cucina, oh, mamma mia, e visto che ci hai detto che questo verde pistacchio ti piace, ho pensato, ecco, che questo grembiule, in ricordo della tua ospitata, come magico Costalunga, a due chiacchiere in cucina fosse... Grazie. Magari tantissime. Ti inventi qualche filastrocca e la racconti, esatto, con il grembiule. Assolutamente, promesso. Con Petton e Petella. Petton e Petele. Detto questo, hai un sito dove possono venire a vedere? Beh, andate nel sito di Fondazione AIDA, trovate tutte le cose che fa Fondazione AIDA, esatto, e trovate anche le cose che faccio io. Sorsi d'autore, tutto quanto. Eccetera. Naturalmente trovate anche me. E Pino Costalunga, ovviamente, il nostro ospite graditissimo. Ricordatevi 7gold.telepadova.tv, la pagina Facebook, Instagram, i social, insomma, noi siamo sempre presenti. Sì, ci fanno cenno, dobbiamo tagliare. Vi vogliamo bene, buon appetito da parte di Ilenia, da parte mia e di Pino Costalunga. Buongiorno.